Comunale Agrumento Nova Soccorritori a raccolta l'evento organizzato da Stato Maggiore della Difesa e Soccorso Alpino. L'evento Nova è stata organizzata dallo Stato Maggiore della Difesa e dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, il servizio di Luigi Di Lauro. Insieme per salvare vite umane è lo slogan coniato dallo Stato Maggiore della Difesa e dal Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico in occasione del Sater 2.18, una giornata di esercitazione nazionale di soccorso che si è svolta nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano al confine tra Basilicata e Calabria. 150 uomini del soccorso alpino di tutte le forze armate, di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Croce Rossa, provenienti da 4 regioni del Mezzogiorno, Basilicata, Calabria, Puglia e Campania, impegnati nella ricerca di dispersi in situazioni estreme. Un importante momento di confronto tra diverse realtà regionali per oriare al meglio la macchina dell'emergenza. Ovviamente per essere operativi, per essere pronti a operare nella maniera più proficua e professionale, c'è bisogno di addestrarsi, e questo addestramento viene fatto anche coinvolgendo tutte le altre agenzie dello Stato e corpi armati dello Stato oltre le forze armate, proprio perché è importante oliare questa macchina per la salvaguardia della vita umana. Questo serve per amalgamare ancora di più quelle che sono le attività di soccorso e di intervento che noi insieme alle forze dell'ordine e alle forze armate svolgiamo quando siamo chiamati a farlo. Questo è il nostro impegno costante, lavorare tutti insieme per la salvaguardia della vita umana. Importante anche perché tanti bambini, studenti delle scuole elementari e medie, hanno potuto vedere da vicino come funziona questa macchina. Sì, è importante intanto perché diamo alle nuove generazioni testimonianza di quello che si fa per il soccorso in ambiente impervio, che è quello che ci compete, ma è importante anche perché le nuove generazioni poi andranno ad integrare le nostre strutture con bravi tecnici. Questa è la nostra speranza.